Proseguiamo il tutorial di questa tazza porta cialde. La prima parte del tutorial la trovate nel link in alto. Cucire la base dritto contro dritto, lasciando aperto uno spazio per ribaltare al diritto. Cucire il fondo tazza dritto contro dritto, lasciando aperto uno spazio per ribaltare al diritto. Ribaltare al diritto la base e il fondo tazza. Chiudere la base e il fondo tazza con una cucitura a filo e ribattere a filo il bordo. Puntare l'imbottitura del fondo interno con il rovescio del tessuto, a piedino con il punto lungo. Imbastire il bordo con punto lungo, lasciando lunghi i fili alla partenza e all'arrivo, senza affrancare. Tirare con delicatezza uno dei fili per arricciare il bordo fino a creare una palla. Imbottire il fondo interno con ovatta e chiudere la palla creata con una cucitura a filo. Puntare l'indeformabile con il rovescio del piatto, a piedino con il punto lungo. Unire le due parti del piatto dritto contro dritto, lasciando aperta una parte per ribaltare.
ribaltare il piatto e ribattere a filo. Scrivete nei commenti per ulteriori domande e se siete riusciti finora a seguire il mio tutorial. Vi aspetto alla terza e conclusione di questo tutorial nel mio prossimo video. Nel prossimo video vi svelerò quali materiali uso per creare. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Instagram, Pinterest e i miei eventi locali su Facebook. Visita il mio sito julieleaquin.com perché l'eleganza è uno stile di vita.